Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso se questo video arriverà praticamente sul photo finish. Mi scuso anche perché deve ancora arrivare l'analisi della 13ª giornata di Serie A, se non vado errato. Ci sono stati tanti video di mezzo, tra cui questo, quindi spero che mi perdonerete se magari arriverà qualche minuto dopo i sorteggi, perché ci sono i sorteggi per l'Euro 2024 e in questo video farò la mia prediction su questi sorteggi, dandovi anche chi secondo me potrebbe poi alzare questo europeo. Prima di cominciare comunque vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace ed attivare la campanellina, così rimanete sempre aggiornati, tutto quello che vedete è gratuito e se vi va seguitemi anche su Instagram, mi chiamo PrinceOfFootball12, anche quello è completamente gratuito. Allora ragazzi, vi dico prima chi le fasce, le quattro fasce. Sono sei gironi da quattro squadre ovviamente, e non c'è nessuna limitazione, si qualificano le prime due e le quattro migliori terze. Nella prima fascia di serie troviamo Germania, Portogallo, Francia, Spagna e Belgio e l'Inghilterra. Fascia B troviamo Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania e Austria. Nella terza fascia, la fascia C, troviamo Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Nell'ultima fascia, la fascia D, troviamo la nostra Italia, la Serbia, la Svizzera, la vincente dei playoff di Lega A, quindi una tra Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia, la vincente dei playoff di Lega B, una tra Bosnia, Ucraina, Israele ed Islanda, e la vincente dei playoff di Lega C, una quindi tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan. Detto questo, ragazzi, io vi do le mie di prediction, me le sono scritte, e potrebbe andare così, non potrebbe andare così. Io comunque vi dico chi secondo me potrebbe alzare questo europeo che si giocherà in Germania. Ve ne do tre di possibilità, poi mi fate sapere magari qui sotto nei commenti chi secondo voi vincerà questo europeo. E questo anche commentare gratuito, questo è il mio parere ovviamente. Allora ragazzi, le solite iniziate sono ovviamente le teste di serie e quindi io ci metto ragazzi la Francia come prima, perché la Francia, perché ragazzi è una corazzata inarrestabile. Metto però anche l'Inghilterra come seconda perché è arrivata comunque in finale nello scorso europeo contro di noi, mi perdonerete, l'Italia non la metto, non metto nemmeno la Spagna. E metto la Germania, ragazzi, perché sì, è il paese ospitante, quindi comunque la spinta, giocherà la finale all'Olympia Stadium di Berlino, Olympia Stadium, quindi ragazzi, la spinta del pubblico può giocare a loro favore, però secondo me a livello proprio gerarchico metto prima Francia, seconda Inghilterra e terza Germania. Poi chiaramente ragazzi, le variabili sono tante, non vedo onestamente squadre più forti nelle altre fasce, poi gli europei sono imprevedibili e spero che ovviamente l'Italia arrivi fino in fondo, ma dobbiamo vedere in faccia la realtà. Ragazzi, noi siamo già in quarta fascia e quindi le minacce sono tante. Io partirei da come secondo me andranno, cioè come saranno questi sorteggi. Parto dalle prime due, quindi gruppo A, Germania, Austria, Portogallo, Ungheria, Francia, Danimarca, Spagna, Albania, Belgio, Romania, Inghilterra, Turchia. Quindi questi secondo me i primi accoppiamenti. Passando alla terza squadra che occuperà il girone A, ci ho messo la Repubblica Ceca, nel gruppo B ci ho messo la Slovenia, nel gruppo C ci ho messo la Scozia, nel gruppo D ci ho messo la Slovacchia, nel gruppo E ci ho messo anche l'Olanda, poi andiamo ad analizzare, nel gruppo F ci ho messo la Croazia. Nel gruppo A poi ci ho messo la vincente del playoff di Lega A, nel gruppo B la playoff della vincente di Lega B, ragazzi, scusate, ho sbagliato a scrivere. E andando invece al gruppo C ci ho messo la Svizzera come quarta squadra di quarta fascia, nel gruppo D ci ho messo la Serbia, il gruppo E lo conclude secondo me l'Italia e il gruppo F con la vincente del playoff di Lega C.
Andiamo ad analizzare un attimo le mie prediction con il gruppo A, Germania, Austria, Repubblica Ceca e la vincente al playoff in Lega. Chi vedo ragazzi davanti? Germania e poi secondo me l'Austria. Proprio in quest'ordine. Germania-Austria è un po' un derby, però insomma, vincente al playoff di Lega, andiamo a rivedere di chi stiamo parlando, giusto per rinfrescarci la memoria. La vincente al playoff di Lega è una tra Galles, Finlandia, Polonia e Estonia. Direi, ragazzi, non sono paragonabili. Per quanto riguarda invece il gruppo B, quello formato da Portogallo, Ungheria, Slovenia e la vincente del playoff di Lega B. Io ragazzi metto il Portogallo non al primo posto, bensì al secondo posto, perché secondo me l'Ungheria è una nazionale compatta che potrebbe addirittura vincere questo girone. La sparo grossa, ma insomma, poi c'è la vincente del playoff di Lega B, quindi una tra Bosnia, Ucraina, Israele e Islanda, ma ne metto onestamente al quarto posto ci metto prima la Slovenia. Quindi secondo me Ungheria, Portogallo, Slovenia e vincente playoff Lega B. Gruppo C formato da Francia, Danimarca, Scozia e Svizzera. Per me la Francia vincerà questo girone senza particolari problemi. Al secondo posto ci metto la Svizzera. Occhio alla Scozia, che secondo me è più forte della Danimarca. Quindi Danimarca quarta, ma occhio alla Scozia che ha fatto delle ottime qualificazioni. Gruppo D, Spagna, Albania, Slovacchia e Serbia. Io ragazzi metto davanti a tutti la Spagna. Al secondo metto la Serbia, al terzo l'Albania, al quarto posto la Slovacchia, ma occhio anche all'Albania, anche loro hanno disputato delle ottime qualificazioni. Gruppo E, dove secondo me finirà l'Italia, quindi Belgio, Romania, Olanda e Italia. Ragazzi, Belgio al primo posto, poi ce la scorticheremo con l'Olanda, quindi secondo me il secondo posto lo potremmo raggiungere. Terza Olanda, quarta Romania, occhio però anche alla Romania, che ha fatto le buone qualificazioni. Sono squadre che non sono di prima fascia, ma hanno fatto delle ottime qualificazioni. Occhio però, sempre all'Olanda, piena di giovani e forte, ragazzi. Gruppo F, Inghilterra, Turchia, Croazia, vincente del playoff di Lega C. Mi dispiace per le vincenti per i playoff. Gruppo C, Georgia, Lussemburgo, Grecia o Kazakistan. Ma anche qui le metto al quarto posto, perché, scusatemi un attimo, non si apre più. Ok. Mi perdoneranno, ma li metto all'ultimo posto perché Inghilterra al primo, secondo Croazia, terzo Turchia e quarta playoff Lega C. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e speriamo di bene per questi sorteggi e ovviamente poi reagirò anche ai sorteggi reali, sperando di averne azzeccata anche qualcuna perché no, magari faccio uno Stradamus. Ci vediamo nel prossimo video, un salutone, ciao.